Guardate quanto è bello il televirologo Fabrizio Pregliasco. E perché ride? Ha appena vinto la lotteria? No, no. Gli hanno appena regalato un panettone senza canditi? No, no. Gli hanno appena offerto un posto al Grande Fratello VIP? No, no. E perché ride? Leggiamo assieme. Imola oggi. Interventi rinviati ai non bazzinati. Archiviata l'indagine su Pregliasco. ANSA, Milano, 17 novembre. Il GIP di Milano, accogliendo la richiesta del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, ha archiviato l'inchiesta per interruzione di pubblico servizio a carico del direttore sanitario dell'Istituto Ortopedico Galeazzi, il televirologo Fabrizio Pregliasco, che era finito indagato a seguito degli esposti presentati dopo una puntata del 18 gennaio scorso della trasmissione Fuori dal Coro, nella quale si ipotizzava che lo stesso Pregliasco avesse escluso dalle liste di programmazione degli interventi chirurgici i pazienti non sottoposti a bazzinazione anti-Covid. Questa era la circolare, vedete? Dalla settimana del 10 gennaio si ritiene necessario rivedere la programmazione degli interventi riservando l'attività a pazienti che possiedono il Green Pass rafforzato. Bazzinazione o guarigione? Ma andiamo avanti. Alle prese con un'intensa diffusione del virus e dovendo posticipare degli interventi a causa della situazione di emergenza, commenta in una nota Pregliasco, ho cercato di tutelare il maggior numero possibile di persone, posticipando solo e soltanto cure e interventi rinviabili per evitare che i pazienti fragili, tra cui quelli senza copertura bazzinale e gli operatori sanitari del Galeazzi, rischiassero di essere maggiormente esposti al contagio. Quindi l'ha fatto per noi, perché noi siamo fragili. Ma quanto ci vuole bene! Ma è proprio un angioletto, ma fa bene a cantare le canzoni di Natale, è un angioletto! E aggiunge, ogni mia decisione è stata presa con l'intento di proteggere le persone e non discriminarle. Vedete? E voi avete pensato che lui ci volesse discriminare, ma no! Ci ha voluti tutelare, per proteggerci, ma dai! Voi hanno ragione a dire che siete dei complottisti, e dai! L'archiviazione disposta dal giudice riconosce la bontà della decisione presa in un momento di particolare emergenza e sgombra il campo da accuse prive di fondamento. Ma come vi è venuto in mente di pensare anche per un solo istante che ci fosse stata un'esclusione voluta dei no-buzz? E dai! Ed ecco perché era così sorridente. Ora vi chiedo di contare fino a 10, anzi no, contate fino a 20 prima di commentare. Godetevi la bellezza e la pace della ragazza che vi mostro alla fine del video, così capite perché la metto. State tranquilli, se vi volete sfogare, insultate me. E non vi voglio più sentire dire che in Italia non c'è giustizia. Ok? Pensare che Pregliasco volesse discriminare. Ma state scherzando? Dai, 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 veramente. Guarda, chiudo qua perché... Voi, che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.